Ciao ragazzi, oggi un video di creazioni. Vi mostrerò, indovinate un po', degli anelli. Lo so, vi sembrerà strano perché non li realizzo mai, però visto che ultimamente me li stanno richiedendo in molti, diciamo che mi adeguo alle richieste. Allora, seguendo i tutorial di 75 Marghe 75, ho realizzato degli anelli a grippina e li ho realizzati in queste colorazioni. Questo sul rosso, con delle Super Duo, che sono proprio quelle che mi ha regalato Margherita, dei Bicono da 4 mm color Siam e delle rocaglie 15-0 Silver, quelle galvanized. E niente, è un anello molto molto carino, semplice da realizzare e secondo me è geniale, ma proprio geniale l'idea della fascetta, che è semplicissima, ci vuole un attimo per realizzarla, ma è davvero molto carina. E l'ho realizzato appunto in questo colore, poi anche in quest'altro colore. Le Super Duo sono sempre quelle che mi ha regalato Marghe. Ci ho abbinato dei Bicono da 4 mm color Black Diamond e delle rocaglie da 15, sempre Silver. Anche questo mi piace molto. E poi, dato che quando li ho realizzati non avevo ancora acquistato le Super Duo nuove, ho provato ad utilizzare le Twin Beads. Però devo dire che l'effetto non è proprio lo stesso. Cioè, mentre magari a guardarli così vi sembrano più o meno simili, vi assicuro che anche se ho selezionato le Twin Beads più regolari, la fascetta mi è venuta un po' una schifezza. Nel senso che non è proprio precisa, ma è tutta ondulata. Vedete, va un po' su, un po' giù. E niente, per questi altri due ho utilizzato dei Bicono Jet e le rocaglie 15-0 bianche opache. Per quest'altro le Twin Beads sono verdi metallizzate, i Bicono da 4 sono color citrine e le rocaglie da 15 sono color topaz. Eccoli qui, molto carini. Poi, sempre seguendo un tutorial di Marghe. Questo non va via. Vabbè, me lo lascio. Ho realizzato quest'altro. E non guardate i colori perché non avevo ancora ricevuto le Super Duo nuove, quindi mi sono arrangiata un po' con quello che avevo in casa. E, ho realizzato quest'altro anello, sempre un tutorial di 75 Marghe 75, e molto molto carino. Non mi è venuto proprio esattamente come il suo, perché nel suo la perla veniva molto più sporgente, forse dovevo prenderla un pochino più grande. Comunque sicuramente ne realizzerò anche degli altri. E poi sto realizzando anche l'anello Pumpkin, è sempre un tutorial di Margherita, quei tutorial dedicati ad Halloween. Ho utilizzato questo cabochon che è stato realizzato da Micetta Mau in pasta polimerica, è molto bello perché ricorda un po' una pietra dura. E l'ho incastonato con la tecnica Netted, con delle rocaglie 110 turchesi e bronzo, e poi ho utilizzato dei Bicono da 4 mm in color Capri Gold e ho fatto tra un Bicono e l'altro dei picot con le rocaglie 110 bronzo. Devo completarlo perché mi manca la base da incollare qui dietro e chiudere il tutto con le perline. Verrà un anello bello grosso. Comunque è carino, mi piace. Poi invece, seguendo il tutorial di L'arte nelle mie mani, ho realizzato quest'altro anello. Ho utilizzato un filo di alluminio da 1,5 mm color bronzo, sia per realizzare la fascetta che per tutta la decorazione. Forse è un filo un pochino grosso per questo tipo di anello, però devo dire che l'effetto mi piace, a me ricorda un po' un nido. È molto carino. Poi l'ho realizzato anche con un filo più sottile, da 0,6 mm in rame. In questo caso invece della perla ho utilizzato un cipollotto in mezzo cristallo e niente, ho fatto tutte queste spirali un po' disordinate. E niente, per quanto riguarda la fascetta, poiché il filo era abbastanza flessibile e non rimaneva rigido come quest'altro che è più spesso, praticamente ho avvolto i tre fili con un ulteriore filo di rame da 0,6 mm. Devo dire che l'effetto non mi dispiace,
lo trovo carino, però non sono riuscita a realizzarlo proprio in modo preciso. Mentre magari da questo lato vi sembrerà preciso, piano piano girandolo vedete delle imperfezioni. Qui è un pochino più spesso, qui è un pochino più sottile. E comunque, come modello devo dire che mi piace e quindi penso che ne realizzerò altri. Poi, ho realizzato altri anelli utilizzando degli Swarovski. Allora, ho utilizzato degli ovali tipo questo qui, che sono 13x18 mm. Molto luminosi, sul retro sono fatti così. Secondo me è la misura ideale per degli anelli perché non sono eccessivamente grandi e comunque anche la forma ovale mi piace molto per gli anelli. Questo qui è un Crystal Silver Knight, l'ho incastonato con 40 delica di base e color silver lined, semplicemente delle rocaglie 15-0 per la chiusura. Ho fatto anche delle punte. Mentre tutto intorno ho realizzato dei picot in due colori, ci sono sia ematite che silver lined, e poi tra un picot e l'altro ho inserito dei bicono da 3 mm. La fascetta l'ho realizzata con delle rocaglie 11-0 e poi ho fatto questa specie di decorazione con le rocaglie 15-0, che però non mi è venuta benissimo, devo dire. Comunque l'anello mi piace molto, lo trovo molto elegante. Stesso modello. L'ho realizzato sul marrone e bronzo, eccolo qui. In questo caso ho utilizzato delle delica bronzo, le rocaglie da 15 sono beige e i bicono da 3 sempre bronzo. E la fascetta è realizzata come l'altra, con le rocaglie da 11 e da 15. Poi, per ultimo, vi mostro quest'altro molto molto semplice. Ho preso una base in metallo, ho incollato un disco di madreperla bianca da 2 cm e poi l'ho incastonato innanzitutto con 52 delica nere. Poi ho fatto questa sorta di decorazione con delle punte in due colori e poi tutto intorno ho fatto questa decorazione a spirale. Spirale fitta, che è la prima decorazione che impariamo a fare tutte seguendo i tutorial di Sarubest. E niente, secondo me in questo caso ci stava molto bene. E niente, ragazzi, questo è tutto. Spero che i miei anellini vi piacciono. Fatemi sapere qual è il vostro preferito. E niente, ci sentiamo al prossimo video. Ciao!